Per il New York Times è il giardino più bello e romantico del mondo. L'oasi di ninfa da un secolo regala bellezza e pace a chi abbia la fortuna di visitarla. Comprende le rovine di una città medievale abbandonata nel XIV secolo e un grande parco voluto da Gelasio Caetani, ingegnere di talento della stirpe di Bonifacio VIII, che iniziò la bonifica e il restauro di alcuni edifici. Le donne di tre generazioni del casato, Ada di origine inglese, Margherita americana e sua figlia Lelia, abbellirono il giardino con fiori ed essenze giunte da tutto il mondo, attente a non prevaricare la natura, ma piuttosto ad assecondarla. Se ne prende cura la fondazione intitolata a Roffredo Caetani, principe di Bassiano e duca di Sermoneta. Dall'anno scorso è diventato parco letterario in omaggio a sua moglie Marguerite, che fondò due prestigiose riviste, e dalla famiglia Caetani stessa, sposando tutela ambientale e culturale. Malgrado la pandemia, moltissimi eventi che proseguiranno nel 2021 e celebreranno i 100 anni. Tra questi il soggiorno letterario di alcuni studenti della Scuola Holden di Torino, accompagnati da Andrea Tarabbia, premio Campiello 2019, e avranno a disposizione il giardino per scrivere e lasciarsi ispirare dalla magia del luogo. Seguirà un convegno storico al Castello di Sermoneta sulla figura di Lucrezia Borgia. Grande apertura il primo giorno di primavera. Thank you.